Mesi di fuoco quelli che possiamo avere davanti a noi, ma solo se questo scenario ciclico può essere ancora in atto. Come promesso, ecco il video che parla di uno scenario ciclico non positivo ma neanche negativissimo, che però potrebbe mettere un po' in ginocchio le cripto e soprattutto Bitcoin entro settembre, fino a settembre del 2024. Vi avevo promesso questo video perché me l'avete chiesto in tanti, per avere un po' la visione chiara ovviamente di quello che potrebbe essere questa fase, ed ecco che arriva un video che parla solo ed esclusivamente di questo scenario, che ovviamente io poi vi dirò anche la mia quanto penso sia valido tanto e non quanto, però questo è uno scenario che si può che può preparare tanti a comprendere quello che potrebbero essere i prossimi due mesi, agosto e settembre. Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video, e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, e lasciatemi i pollicioni con queste grandi sudate. Andiamo subito a vedere un grafico, che è quello di cui parleremo oggi in pratica, ragazzi, cioè una visione ciclica di lungo periodo per quanto riguarda Bitcoin, è una visione che deve essere proiettata, indirizzata solo alla questione di uno scenario. Intanto, super premessa che è fondamentale in questo caso, ragazzi, perché ci sono i soliti idioti che ancora non comprendono i concetti, diciamo, poi di queste cose, ovviamente, e bisogna ripeterlo 13.000 volte, ahimè. Allora, ragazzi, quando si fa lo scenario non vuol dire che è una previsione del futuro, stiamo semplicemente ragionando sul fatto che se i prezzi vanno verso questa direzione che vedremo oggi, è perché a livello di analisi ciclica si va a creare questo tipo di costrutto di analisi ciclica. Quindi i prezzi vengono mossi dalla ciclica, la ciclica muove i prezzi segue i prezzi, nessuno lo sa ovviamente, non è che i cicli economici, ragazzi, sono comandano sull'economia o l'economia comanda sui cicli economici, questo non lo sa nessuno, non ci importa, perché non ci importa nulla di una cosa del genere, in quanto non è che dobbiamo fare previsione del medio ma far soldi, e quindi attraverso gli scenari e le analisi prevedere il futuro non ci interessa, ci interessa avere l'edge e il vantaggio, che è quello più utile di tutti per comprendere poi come posizionare i nostri portafogli. E vi ribadisco l'importanza di questa cosa, che ahimè ancora continua a essere ostentata, ma badate bene, e chi ha un po' di barlume nel cervello lo sa, nella vita tutto ciò che è complesso è ostentato sempre in maniera negativa, e non ho ostentato, mi viene il termine, ragazzi, messo al bando in maniera negativa, perché semplicemente non lo si comprende. Capisco bene che è anche un concetto estremamente complesso, eccetera, ma ribadisco che dal 2022, dai massimi del novembre 2021 circa, quando poi c'è stato il bear market nel 2022, gli holder di Bitcoin, ragazzi, non stanno guadagnando un centesimo dal massimo che è stato raggiunto, e sono passati veramente tanti anni, 3 anni a novembre di quest'anno, mentre gli holder del settore delle criptovalute hanno perso quasi tutti, perché a meno di non avere alcuni cavalli di razza come Solana per esempio, la stragrande maggioranza non ha guadagnato nulla dai massimi di quegli anni. Questo ve lo dice lunga sulla questione dell'importanza di conoscere le analisi e di comprendere questi scenari, cosa ben diversa nei mercati classici per motivi completamente slegati dal settore delle cripto, che sono le emissioni di liquidità continue da parte della banche centrali, che le manipolazioni continue del mercato e la difficoltà anche di quei mercati di avere oscillazioni adeguate per compensare gli errori di chi fa le analisi, cosa che aprirebbe un mondo. Magari se ci vediamo in una conferenza live, ragazzi, faccio proprio questo intervento, lo spiego una volta per tutti. Quindi ribadisco l'importanza di queste cose esclusivamente nel settore delle cripto, molto di più che nel settore classico. Allora, andiamo a vedere la questione di questo scenario, che come vi ripeto è solo un'analisi di quello che potrebbe essere uno scenario che al momento non è in atto, ma se dovesse verificarsi saprete poi che cosa sta succedendo. Allora, tutto si basa su un concetto: l'annuale ciclico di Bitcoin iniziato lo scorso 11 settembre ed è forse concluso a luglio di quest'anno, un annuale corto da 300 giorni facente parte di un ciclo superiore da 2 anni in forma ternaria. Questa struttura annuale è
forse è stata chiusa il 5 di luglio. Io propendo un po' per questa view, ma c'è una view particolare che predispone i mercati ad avere debolezza anche fino a settembre. Il concetto che da questo minimo di luglio non sia iniziato un nuovo ciclo annuale, che quindi dovrebbe poi fare altri 300 giorni circa fino al prossimo anno ed avrebbe tanto spazio per salire, e tra le altre cose venerdì vediamo anche una super previsione dei prezzi stratosferica che è stata fatta da una lista famosissima, ragazzi, la analizzeremo insieme, iscrivetevi quindi se ancora non l'avete fatto. Però in pratica in questo punto abbiamo due ipotesi cicliche. Uno, che è quella che sto seguendo io personalmente, è iniziato nuovo annuale e quindi siamo in fase top. La seconda previsione che andiamo a vedere oggi in questo punto non è iniziato il nuovo annuale, ma una struttura ciclica trimestrale che va a fare un doppio minimo o un minimo leggermente inferiore a quello fatto a luglio 2024 per concludere veramente il ciclo annuale. Cioè, in pratica questo annuale non è stato concluso qui, ma allungherebbe di un altro ciclo da 3 mesi circa, un po' meno di 3 mesi, i trimestrali ciclici sono di meno, portando a settembre, metà settembre, tutta questa struttura, e quindi in sostanza andando a creare un altro trimestrale più o meno da 60-70 giorni classico. Si chiama trimestrale ciclico, ragazzi, ma dura più o meno 60-70 giorni, e andrebbe a concludere tutto il movimento. In pratica quello che avremmo visto in questa prima parte sarebbe una fase up di recupero, alla quale dovrebbe susseguirsi una fase di down esattamente identico, addirittura leggermente inferiore, per chiudere veramente tutti i giochi, cioè andare a confluire tutto su questo punto. Questa è l'ipotesi secondaria, l'ipotesi che chiameremo numero 2, e che, attenzione ragazzi, almeno di cose molto strane e non visibili, non inficerebbe in nessun modo la ripartenza ciclica successiva, e quindi a meno di catastrofi e di cose non prevedibili e non storicamente presenti nei dati di Bitcoin, non cambierebbe nulla nell'esito del successivo settembre in poi, dai mesi successivi in poi, ma cambierebbe a livello di position in termini di investimenti per cavalcare l'altro ciclo annuale. Perché ragazzi, i cicli annuali, come ho ribadito veramente tante volte, sono molto importanti nel settore delle cripto, in quanto sono cicli da cavalcare e soprattutto vanno tenuti in forte considerazione, perché ad esempio quando arriva un anno di bear market, quella è un ciclo annuale, ragazzi, che è ribassista, e quindi avviene un bear market. Quindi la comprensione di una ciclicità come quella dell'annuale classico dei mercati nelle cripto è molto più visibile che negli altri mercati, vi protegge anche da un'eventuale fase di controtrend pronunciata che possono essere, come può essere quella di un bear market come è stato nel 2022. Non è così facile, non è che noi adesso prevediamo e quindi usciamo, non è così. Però si può agire in maniera estremamente garbata e limitare i danni in maniera notevole, ragazzi, così come abbiamo fatto, lo faccio da anni, lo facciamo nella mia academy, lo fanno tante altre persone anche, ragazzi, che seguono queste tipologie di analisi, ma anche trader bravi che sono insomma professionisti eccetera, e nei settori delle cripto questa cosa ha una grande importanza. Allora, l'annuale in questione in pratica stabilisce che questo trimestrale che è iniziato, e qui certamente è iniziato un trimestrale il 5 di luglio, non ha ancora dato il segnale per dire appartengo alla prima ipotesi, cioè sono il primo ciclo del nuovo annuale, oppure appartengo alla seconda ipotesi, sono l'ultimo ciclo del vecchio annuale o di raccordo del vecchio annuale che fa una cosa del genere. Questa è l'ipotesi 2. Questa è l'ipotesi 1, ragazzi, va bene? È inutile che dite, ah sì, o sale o scende, non c'entra niente, il ragionamento non è quello di prevedere il futuro, lo ribadisco, è quello di comprendere a livello del ciclo maggiore, l'annuale, dove siamo, perché ragazzi, in questo momento l'unica posizione operativa corretta era il long, l'ho detto un milione di volte, lo ribadisco, al di là del concetto della tipologia di scenario 2 che stiamo vedendo oggi.
oggi. Questo scenario a cosa ci serve? Ci serve a comprendere che se da qui iniziano ad andarci in trailing stop le operazioni long che sono in gain ma non danno grande risultato e qui iniziamo a scendere, il pericolo di essere nello scenario 2 è valido, ma a quel punto abbiamo un edge statistico, cioè sappiamo in anticipo che cosa sta cercando di dirci il mercato e possiamo prendere le nostre dovute precauzioni o anche agire di conseguenza, come ad esempio andare ad attendere questa fase di chiusura per ritornare long nuovamente, e sarebbe tra l'altro una mano dal cielo, non ve lo nascondo, perché a livello di trading ragazzi tutta questa fase è molto bella, perché comunque se fate un trade un po' più lunghetto e vi tradate questi up and down, beh ragazzi, so, questo non sono bankrupt perché è stato un mercato difficile, quindi non era facilissimo. Io personalmente non li faccio questi tipi di operazioni perché preferisco quelle più a lungo, vi dico francamente, però moltissimi li fanno ragazzi, e mi assicuro che sono anche molto bravi, però bisogna stare tanto sui grafici, in questo momento non ho tanto tempo per fare queste cose, quindi le faccio ma non così in maniera così da trader puro, insomma, ecco, diciamo in questo modo. Quindi ragazzi, come facciamo a questo punto a comprendere se effettivamente stiamo andando in una direzione oppure nell'altra direzione? Presumibilmente vi ribadisco che io a livello pratico concettualmente identifico questo inizio trimestrale come quello del nuovo annuale, quindi io mi sono mosso in quella direzione, ho tutte le posizioni long holding ancora dentro. A dire la verità sono in bilico perché sono arrivate a un livello di trailing stop, quindi è possibile che avvenga un trailing profit, quindi facendoci prendere un profitto, ma se dovesse farlo io al primo segnale di inversione ritornerò nuovamente long, questo lo ribadisco per l'ennesima volta perché poi mi chiedete sempre le solite cose, però concettualmente questa fase penso sia più appartenente a un nuovo annuale. In ogni caso il ciclo mensile che dovrebbe andare a svilupparsi così deve darci risposta, quindi se nei prossimi giorni andiamo a fare un minimo leggero simile a quello che abbiamo visto nei giorni scorsi, questo qui era il minimo del 25 luglio che ha toccato 63,4 e 60, quindi se andiamo ad agire in questo modo stiamo andando a chiudere il nuovo ciclo mensile. Attenzione perché il successivo ciclo mensile risponde a questo quesito: se è forte e rompe i massimi siamo nello scenario 1, se non è forte e inciampa allora lo scenario 2 resta valido. Capite bene la potenza di questo tipo di analisi. Noi sappiamo con molta attenzione, precisione, dove andare a parare quando i prezzi andranno verso la nostra direzione. Ribadisco ragazzi, dovete ragionare così sui mercati, non ragionate a cercare tecniche magiche che vi fanno prevedere i prezzi, perché quelle tecniche non esistono, e anche se alcune tecniche hanno previsto benissimo l'andamento dei mercati in un determinato momento, poi i mercati cambiano e quindi gli scenari che sono stati delineati saranno differenti, e quindi quelle stesse tecniche che hanno funzionato molto bene nel passato non performeranno nel futuro. E i mercati ragazzi dovete comprenderli, che è un discorso diverso, non prevederli, dovete comprendere quello che stanno cercando di dirvi e di segnare. So che è un concetto molto astratto, chi di voi comunque è un espertone sa che dopo 20 anni di esperienza si arriva a questi concetti, io però sono un po' contro tendenza e ribadisco sempre queste cose anche su un canale YouTube che veramente diciamo andrebbe trattato con contenuti più generalisti, però ragazzi lasciatemi i pollicioni per queste cose perché vi assicuro non è facile fare un canale di questa grandezza dicendo questi concetti, è veramente tosta, va bene? Diciamo che tra qualche giorno, insomma questa domenica il mensile scade con i suoi 30 giorni, quindi in realtà a meno di situazioni di troncamento su questo minimo, che poi in caso andremo a vedere perché sono delle anomalie, qui se andiamo a fare questa barra di congestione io ci metto una firma, come si suol dire, perché mi lancerebbe una roba del genere e lancerebbe anche una cosetta, cioè la possibilità che il nuovo mensile possa sbalordire un po' tutti. Allora,
Molte altcoin hanno questo mese di settembre che li chiama, ragazzi, perché in effetti da alcuni punti di vista ciclici il mese di settembre sembrerebbe richiamare molte altcoin, ma Bitcoin forse non è tra quelle. Forse Bitcoin non ha questo tipo di approccio, lo vedremo tra pochissimi giorni. In ogni caso oggi è mercoledì, fino a domenica che scade il mensile avremo questo tipo di approccio e ragioniamo insieme, vediamo quali dei due scenari sarà operativo, perché il bello di stare sul mercato cripto in questo momento, ragazzi, è che tante cose nessuno se le aspetta, e io lo continuo a ribadire e ve lo sto dicendo da 6 mesi, ve lo sto dicendo dall'inizio dell'anno. Tutto quello che abbiamo detto si è verificato in termini di lungo periodo. Nulla è cambiato, ragazzi. Adesso addirittura le cripto sono diventate argomento politico sui quali fare la lotta. Tempo fa, ragazzi, erano bannate a livello politico, adesso sono diventate l'argomento attraverso il quale vincere le elezioni. Perché non è, ragazzi, Bitcoin che ha bisogno della politica. È la politica che ha bisogno di Bitcoin, e si sta iniziando a vedere. Hanno bisogno di questa tecnologia e, guardate un po', tanti si sono sparpagliati, sono spariti, proprio perché nei momenti migliori non ci deve essere nessuno sulle cose che hanno valore. Ricordatevele queste parole, va bene? Ciao ragazzi, ci vediamo venerdì!